Comunque l'insoddisfazione è una fase. L'insoddisfazione è una delle tante fasi che attraversa l'uomo, che è applicabile sia al campo della via interiore, ma sia al campo, per esempio, della ricerca scientifica, ugualmente, no? È un motore che spinge l'uomo dal punto di vista della sua capacità autoriflessiva ed è un motore che spinge l'uomo dal punto di vista della sua ricerca di consapevolezza, in entrambi i fronti. È certamente anche un motore che pian piano, proprio a partire per esempio dalle emozioni che prova, può spingerlo a cercare altro e via dicendo. Quindi diciamo che è un motore che pervade l'intera globalità dell'uomo. Sappiamo, sì, che l'uomo è fatto di emozioni, è fatto di pensieri, è fatto di azioni. Molte volte lo spinge anche a cercare con delle azioni luoghi diversi, insegnamenti diversi, oppure per un artista stimoli diversi e via dicendo. Ditemi. Soggetto, scusa, una domanda pratica, così. Pratica. Banale. Mi chiedevo, è inconciliabile questa visione profonda, per esempio, con un'ambizione nel quotidiano, nell'ambito del lavoro? Chissà da dove nasce questa domanda, chissà da dove nasce. Dovremmo definire che cos'è l'ambizione, perché una parola così generica non mi dà la possibilità di rispondere. E non ho, calma, il problema dell'ambizione è qualcosa che nella via della conoscenza ha bisogno di essere definito, perché potrei risponderti: non c'entra niente tutto questo con la visione profonda. Oppure posso dire sì, può ostacolare, oppure posso dire proprio no. Che cos'è l'ambizione per la via della conoscenza? Sappiamo tutti che cos'è l'ambizione per voi. Siamo d'accordo che sappiamo tutti che cos'è l'ambizione per voi? Oppure, se io comincio a interrogarvi, secondo me abbiamo delle visioni diverse della parola ambizione, anche se su qualcosa si può comunque ci si può accordare. Ma non dovrebbe esserci ambizione. Non dovrebbe esserci? No. Nella via della conoscenza c'è il dover essere? Andiamo avanti. La mia parola, farsi strada nel lavoro. Che ne so, ma io uso quello. No, ma la parola ambizione, se ci pensi bene, è vista già con un tono molto ambiguo da parte degli umani. Per qualcuno può essere un qualcosa che è necessario, che è utile, per qualche altro può essere qualcosa che stona, qualcosa che rovina e via dicendo. E dentro di te sono entrambe le cose, giusto? Non riesci a negare l'una, non riesci a negare l'altra. E come mai? Come mai ci sono presenti entrambe le cose, per cui dici no, l'ambizione non va bene, e però sì, l'ambizione è... C'è un dover essere di là e c'è un dover essere di qua. Secondo me. Allora, proviamo a cambiare domanda. Poniti dentro la via della conoscenza e chiediti cos'è che può essere naturale per l'uomo vivendo in un contesto sociale, dove ci sono, come dire, delle possibilità, sappiamo tutti, di ascesa o delle possibilità, come dire, di essere, di fermarsi a un certo punto nell'ascesa sociale. Allora, prima domanda: cos'è che è naturale per l'uomo, può essere naturale per l'uomo, può essere conosciuto come qualcosa di naturale, che non è né male né bene, fa parte di una naturalità del suo uso, del suo intelletto, dell'uso della sua capacità relazionale, dell'uso anche della sua emotività, per cui può, per esempio, ambire a via via fare compiti più complessi perché gli piace la complessità, o un altro non lo fa perché ama invece coltivare qualcos'altro. Farsi strada. Nel momento in cui tu riporti questo alla naturalità dell'uomo, avendo sempre presente che vive in un contesto sociale di un certo tipo, che non è neutro, è chiaro cosa vuol dire che non è neutro, in cui ciascuno poi gioca la sua carta notevolmente in competizione, eccetera. Allora, nel momento in cui io chiaro che c'è una possibilità dell'uomo di
compiere una ascesa sociale che non implica immediatamente, che non implica necessariamente competizione, eccetera, anche se poi gli altri la mettono nella competizione, allora possiamo cominciare a rispondere a questa domanda. Ma in che termini risponda? Che cosa si può rispondere? Termini brutali. Cioè, cosa c'entra la profondità con questa possibilità dell'uomo di fare questo, di fare quello? Nulla, assolutamente nulla. Casomai, il modo con cui tu guardi la tua proposta di ascesa, cioè nel senso la tua proposta di stare al lavoro in una certa maniera, valorizzando le tue capacità, cambia, quella sì che cambia. Quello cambia il tuo modo di vedere come gli altri si comportano, come tu ti comporti e soprattutto il senso di questa operazione. Un conto è valorizzare ciò che tu hai dentro di te, un conto è, per esempio, entrare continuamente in conflitto che ti porta immediatamente ad altro. Allora, la visione profonda non c'entra nulla con tutto questo, anche se è chiaro che qualcosa succede quando un uomo via via scopre sempre più ciò che basta.